Cancellami, scusa. Ragazzi, finiamo l'esercizio fino a questo punto. È lo svolgimento da prima. Adesso B, non vediamo con dominio normale rispetto all'asse Y, ma proviamo a usare le coordinate polari. D'accordo? Un po' più complicato, magari se facciamo l'esercizio. Le coordinate polari. Allora, vediamo un poco. La prima cosa da capire, dobbiamo scrivercelo, le coordinate polari rispetto all'origine del piano. D'accordo? Quindi ci scriviamo x uguale rho cosino di teta, virgola, y uguale rho sino di teta. Penso bisogna avere due cose adesso, due varie teta e due varie rho. D'accordo? Allora, teta dove varia? Iniziamo quest'angolo. Varia tra quest'angolo e quest'altro angolo. I insieme di variazione di teta. Vediamo un po' come possiamo fare. E ora vediamoci chi sono questi due punti. Che è questo punto e che è quest'altro punto. D'accordo? Allora, dobbiamo fare l'intersezione della circonferenza con la retta. Allora, riscriviamoci l'equazione della circonferenza. L'equazione della circonferenza è x al quadrato più aperta tonda y meno 1 al quadrato uguale a 1. Ragazzi, guidate bene i conti perché se fate tutto l'errore non ci troviamo. Questa è l'equazione. Dobbiamo intersecarla con questa retta. Questa retta ha equazione y uguale a 1/2. Quindi andiamo a sostituire qui dentro, questo dovete scrivere, doppia freccia, y uguale a 1/2. Quando mettiamo qua y uguale a 1/2, 1/2 meno 1 fa meno 1/2, quindi viene x al quadrato più 1/4 uguale a 1. Cioè, questo dovete scrivere tutto, y uguale a 1/2, x quadro è uguale a 1 meno 1/4 fa 3/4, quindi x uguale, diciamo qua x uguale a più o meno 3 sul radical 3 su 2. Trovate? Quindi questo è il radical 3 su 2, questo meno radical 3 su 2. D'accordo? Quindi ragazzi, se facciamo 1/2 diviso radical 3 su 2, cosa otteniamo? La tangente di quest'angolo. Quindi per fare l'angolo basta che passi l'arco tangente. Quindi abbiamo la tangente di teta 1, chiamiamo teta 1 quest'angolo che stiamo cercando, teta 1 è uguale a 1/2 diviso radical 3/2, d'accordo? Che è uguale a 1 sul radical 3, no? Che è uguale a radical 3/3. E sarebbe quest'angolo, quindi chi è l'angolo, chi è l'angolo compreso tra 0 e pi greco 1/2 la cui tangente è radical 3/3? Pi greco 6/6. Trovate? Quindi teta 1 è uguale pi greco 6/6. Chi è quest'altro angolo? È simmetria. Ah, pi greco meno pi greco 6/6. Che è uguale? Thank you.
D'accordo? Quindi abbiamo già capito le varie teta. Teta varia tra pi grado sesti e 5 pi grado sesti. Trovate? Quindi, sto cancellando tutti questi punti qui. Quindi mettiamo, sono scelte teta comprese tra pi greco sesti e 5 pi greco sesti. D'accordo? Facciamo questo. Adesso dobbiamo capire dove varia. No. Allora, riscriviamoci l'equazione della circonferenza. Quindi questa è la circonferenza. Il vostro dominio, tutto, quella è la circonferenza. Tutto il cerchio sarà minore o uguale x, x quadro più y meno 1 quadro minore o uguale di 1. Cioè tutto il cerchio. D'accordo? Questa è l'equazione del cerchio. Allora, cioè secondo questo viene x quadro più y quadro più x x più carne 2 y, no? Sì, uguale a 1. Andiamo a sostituire, ragazzi, a x sostituiamo rho cosine teta e a y sostituiamo rho seno di teta. Minore uguale di 0. D'accordo? Ma questo è poi un altro che è rho 4. Questo. Rho 4 meno 2 rho seno di teta. Minore uguale di 0. Ragazzi, possiamo dividere per rho perché sicuramente rho è maggiore di 0. Perché noi abbiamo rho da qui. Quindi sicuramente è maggiore di 0. Possiamo dividere per rho. E quindi viene. La lascio così per iscrivere. Quindi otteniamo rho meno 2 seno di teta che è uguale a 0 e quindi rho meno uguale di 2 seno di teta. D'accordo? Quindi lascio su questa limitazione della parte. Rho di 2 seno di teta. Li trovate? Qui. Quale è questo? Questo è 2. Se questo è teta, ragazzi, questo è proprio questa distanza e 2 seno di teta. D'accordo? Poi io posso arrivare di là, devo arrivare a 0, devo arrivare a fine qui. Fissato teta. Però al massimo può essere 2 seno di teta. Però non può arrivare fino a 0, devo fermarmi qui. Andiamo a vedere quanto è questa quantità. Che ci abbiamo? Altezza quant'è? Un mezzo. Lasciamoci. Un mezzo. Chiamiamo rho, quello che abbiamo chiamato prima, come abbiamo chiamato, rho con 1, chiamiamo rho con 2 questo. No, un mezzo diviso. Un mezzo. Diviso. Rho con 2 di teta. Dove rho è questo valore qui, d'accordo? E cosa è uguale a questo? È uguale al seno di teta. Questo è l'angolo
Questo è l'angolo θ, d'accordo? Quello è l'angolo θ. Quello è proprio uguale al seno di θ. Trovate? Questo altro implica che ρ con 2 di θ è uguale a 1 fratto 2 seno di θ. Abbiamo trovato il limite inferiore dove varia ρ. Quindi alla fine il vostro dominio chi sarà? Chiamiamolo T. Theta ρ appartenente a R quadro. Tale che L è compresa tra pi greco sesti e 5 pi greco sesti, e R è compresa tra 1 fratto 2 seno di teta e 2 seno di teta. Questo è un dominio normale rispetto all'asse teta. D'accordo? Poi abbiamo considerato questa trasformazione. Questa trasformazione che ha ρ teta appartenente a T associa x uguale ρ cosen teta. Y uguale ρ sin θ appartenente a B. D'accordo? Applicazione G. Tale che A θ ρ appartenente a T associa ρ cosen θ. Ρ sin θ appartenente a B. Questa è un'obiezione di classe C1. Qual è determinata dalla licea jacobiana? Ρ. E quindi è diverso da 0. Quindi possiamo fare il cambiamento di variabile. D'accordo? Quindi quella integrale sarà uguale. Andiamo lì, scusa, andiamo su e andiamo sì, viene. Facciamo il cambiamento di variabile, no? Viene integrale doppio su t di a posto di u cosa devo mettere? Rho quadro quindi rho quadro sin quadro teta. E cosa devo moltiplicare? Per il modulo determinante della matrice jacobiana, però del teta. D'accordo? Applichiamo le formule di riduzione. Questo è uguale all'integrale tra un mezzo, dove stanno, scusate, tra pi greco sesti e 5 di integrale tra seno di teta di 1 fratto ρ sin quadro di teta del ρ di teta. Trovate? Trovate ragazzi? Che è uguale? Pi greco sesti 5 1 su ρ che devo stare fuori dell'integrale e quindi resta l'integrale di 1 su sen quadro. Ragazzi, chi è la primitiva di 1 su sen quadro? Ricordate chi è la meno la cotangente. Ah, scusate, ho sbagliato. Dovete fare 1 su sen quadro fuori, sì. Scusate, 1 su sen quadro fuori. Questa integrale
che è uguale. Questa non c'è, questa cosa non c'è. Possiamo cancellare una versione. La versione è stata l'ultima. Viene integrale tra pi greco sesti e 5 pi greco sesti. Di uno fratto sen quadro teta. E chi arriva? No, era uno su rotto. Uno su rotto. Uno su rotto. Uno su due. La prima idea di uno su rocchi è il logaritmo di nuovo. Calcolato tra 1 fratto 2 seno di teta e 2 seno di teta in teta. Che uguale. Integrale tra pi greco sesti e 5 sesti pi greco 1 su sen quadro di teta. Il logaritmo calcolato in 2 seno di teta, questo è meno il logaritmo calcolato di teta. Ma questo è altro che il logaritmo di 2 seno di teta, no? Quindi è due volte il logaritmo, quindi è l'integrale. Cancella quella sbaglia. La pi greco sesti è 5 pi greco sesti di 1 su sen quadro teta per due volte il logaritmo di due seno di teta in teta, d'accordo? Adesso procediamo con l'integrazione per parti. 1 su sen quadro di teta, chi è la primitiva di 1 su sen quadro di teta? È meno la cotangente, ricordate? Guardate, se fate per esempio, la derivata di coseno di x, coseno di teta sul seno di teta è uguale, viene in frazione, il denominatore viene sen quadro teta, la derivata del coseno è meno seno, il seno è meno sen quadro, poi meno coseno, la derivata del seno coseno meno coseno quadro è uguale a meno 1 su sen quadro di teta, d'accordo? Quindi la derivata della cotangente è meno 1 su sen quadro di teta. Facciamo questa questione. Che è uguale. Allora, integrale tra pi greco sesti e 5 pi greco sesti. E la derivata di meno cotangente di teta per 2, di 2 possiamo portarlo fuori, e il logaritmo di 2 seno di teta in mezzo. Trovate? Che è uguale. 2. Allora, applichiamo l'integrazione per parti. Quindi viene 2, aperta parentesi quadra, meno cotangente di teta, calcolato tra pi greco sesti e 5 pi greco sesti. D'accordo? No, meno cotangente che moltiplica il logaritmo, dentro la parentesi. Logaritmo di 2 seno di teta
per scaricare la derivata. Poi meno 2 l'integrale tra y sesti e 5 y sesti. Allora sarà meno la cotangente, quindi meno per meno fa più la potenza più 2, cotangente di teta, poi la radice del logaritmo meno 1 fratto 2 volte il seno. La derivata di 2 volte il seno è 2 volte il coseno di teta sin di teta. Trovate? Sì. Questo è uguale. Allora, 2. Se riusciamo a fare qua cosa che fare qua. Meno la tangente per il logaritmo a più meno sesti e 5 più meno sesti, cosa resta qua ragazzi? Resta più l'integrale, più due volte integrale tra più meno sesti e 5 più meno sesti. La cotangente chi è? La cotangente è il coseno sul seno. Quindi coseno quadro sul seno quadro. D'accordo? Scriviamocelo come coseno di teta per coseno di teta sul seno quadro. No, seno quadro è sul secondo. Seno quadro di teta. D'accordo? Che è uguale? Facciamo tutti, non so, facciamo sopra. Facciamo i disegni, facciamo tutti i testi. Vi trovate adesso? Allora, cosa viene? 2 quindi, 2 allora viene meno cotangente di teta per logaritmo di 2 sin teta poi più 2 integrale tra pi greco sesti e 5 pi greco sesti. Allora ragazzi, coseno di teta fratto sin quadro teta, la radice del seno è il coseno, d'accordo? Quindi possiamo fare la primitiva di 1 sul seno quadro, viene, come si chiama? Meno la derivata di una derivata di meno 1 sul seno di teta. Vi trovate? Se vado alla derivata di 1 sul seno di teta, cosa viene? Viene. Sotto sin 4 poi viene per sin 4 sopra viene 1 per la derivata del seno che è così però viene un meno per meno fa più no?
almeno bene fatto così, mi dà la vista sopra, d'accordo? Ok, cancella questo. Per cosa di teta? Integrata per parti, c'è l'integrazione per parti. Questo è uguale. Facciamo sotto, così vediamo. Due, ricordiamo, bene? Quindi viene aperta 4 meno 1 su seno di teta per coseno di teta, tra pi greco sesto e 5 pi greco sesto. Poi viene lo scaricare, viene meno 2 integrale tra pi greco sesti e 5 pi greco sesti di meno 1 sentendo, quindi qua basta metterci un segno più, d'accordo? Non togliamo più 1 scusa, 1 su senteta, sì. Poi lo scaricava la derivata e viene la derivata del coseno meno seno, quindi qua mettiamo proprio meno il seno teta in teta, che uguale facciamo qua sotto, basta se ci troviamo, decisamente il primo metodo era molto più veloce e più semplice. Bisogna stare attenti a scegliere il metodo giusto, morale. Allora, cerchiamo dei punti, ragazzi. La cotangente, se apposta la cotangente, scriviamoci uno sul tangente, così. Qua, apposta la cotangente. Mettici uno su tangente di teta. Questo, ragazzi, questo è anche... anche questo. Uno sul tangente di teta. Allora viene 2 la tangente in 5 pi greco sesti è uguale a meno la tangente in pi greco sesti, trovate? La tangente qui, questo è 5 pi greco sesti, è uguale a meno la tangente in pi greco sesti, la tangente in pi greco sesti è radica 3 terzi, quindi viene, c'è un meno, quel meno mettilo fuori, vai così. Quindi viene meno radical 3 terzi. Vi trovate, ragazzi? Per il logaritmo di 2 volte il seno in pi greco meno pi greco sesti è uguale al seno in pi greco sesti ed è un mezzo. Poi, meno, lo farci. Allora, la tangente in pi greco sesti, abbiamo detto quando fa, radical 3 terzi. No, scusa, però, scusate, questa è 1 sulla tangente, quindi abbiamo fatto 3 su radical 3, anche qua, ovviamente. Per il logaritmo di 2 volte di 6 pi greco sesti, tutto questo qua 0, vabbè, chiusa la parentesi, tutto questo è 0, d'accordo? Più 2 volte, allora meno 3 meno fuori. Questo abbiamo visto quanto fa la tangente, fa meno 3 sul radical, viene meno 3 sul radical 3.
poi meno sempre il peso radical free, 3 meno 2 volte 5 sesti pi greco meno pi greco sesti. Questa fa 0, ragazzi, questa maniera che mettiamo fa 0, si fa sparisce. È uguale. Più questo viene 3 e 3, 6 per 2, 12. Meno 2 volte 4 è uguale 12 e 12 no, la razionalizza è 3 meno 4 pi greco terzi. Allora, questo è 12 quando ci veniva prima? Non questo e poi si viene e questo prima? Sì. Allora, un po' più lungo ci siamo arrivati allo stesso. Grazie, è lo stesso risultato. Va bene? C'è l'ultimo esercizio e ce ne andiamo. Prima la lavagna. Vieni tu. Grazie, stavo a cancellare. Stavo a cancellare. Allora, siamo sull'altro, il testo sull'altro della lavagna. Cancella quello. Ragazzi, questo non ci possiamo volere fin da casa. Primo secondo fai il corso io te lo sia S no no devi abbassare questa aspetta alzo un po' alzo. E poi piano piano la passi sia S ragazzi sia S la sfera di centro origine e raggio di origine. Punto. Sia la grande, sì. La parte di S che si proietta nel piano XY nel cerchio
di centro origine raggio 1. Integrale triplo su A su A x più y più z x più y chiusa tutta dx dy dz. Allora ragazzi, se riusciamo a fare, vediamo se riusciamo a fare un segno. C'è i segni della sfera. Allora, quindi in area 3. Sfera sta in area 3. Dobbiamo poi prendere la parte interna, ci serve. Questa vostra sfera, d'accordo? Con raggio. Raggio quant'è il raggio, scusate? 2. Prendetevi il piano XY. 2. Ah, sfera. 2. Il cerchio di raggio 1 del piano XY. D'accordo? Vedete cos'è la parte della sfera che si proietta in questo cerchio. Quindi sarà questa è la parte della sfera che si va a proiettare in quel cerchio. Un po' storto, è venuto. Allora, ragazzi, possiamo dire questo come dominio normale. X e Y variano nella circonferenza di centro origine raggio 1 e Z varia per queste due funzioni. Scriviamoci con le due funzioni che sono. C'è l'equazione della sfera, quindi viene C qua, X qua più Y qua più Z qua uguale 4. Questo è equivalente a scrivere. Doppia freccia, equivalente a scrivere. Doppia. Z 4 è uguale a 4 meno x quadro meno y quadro. Quindi se prendete z uguale radice di 4 meno x quadro meno y quadro avete la funzione definire nel cerchio di centro origine raggio 2 il cui grafico è la superficie della parte della sfera che si trova nel semispazio z maggiore di 0. Se prendete il segno meno, invece avete la parte di sotto. Quindi possiamo dire che il nostro insieme, come è il nostro insieme A? Chi è? A. È uguale. Parentesi grafo. Aperta dove? X, y, z. La parentesi. Appartenente ad R3. Tale che ragazzi prendete allora x y dove sta? Se prendete x y
nel cerchio centro origine della circonferenza del piano XY, centro origine del raggio 2, io ottengo tutta la sfera. Non avrei tutta la sfera, io prendo la parte che si proietta della circonferenza centro origine del raggio 1, quindi XY, tale che XY, tale che due punti. X virgola y a partire da parentesi a, aspettiamo, c grande di centro 0 0 per raggio 1, d'accordo? Virgola, e z dove sta? Z si trova tra queste due funzioni, quindi z è compreso da diciamo, meno radice, ma è bello calcare perché non si vede da anche meno, bello calcare meno radice di 4 meno x4 meno y4, minore uguale di z, questa è che è minore uguale della radice di 4 meno x4 meno y4, dove che è c 1 3 4 insieme x y appartenente a 3 4 sale x 4 più y 4 meno uguale di 1, d'accordo? Quindi l'integrale, faccio qua l'integrale prima su A, di x più y più z tra parentesi dx dy dz è uguale, applicando le formule di riduzione, è uguale integrale doppio su c di centro 0 0 del raggio 1, poi aperta tonda l'integrale tra la radice negativa, meno, quindi meno la radice di 4 meno x4 meno y4 e radice di 4 meno x quadro meno y quadro, un po' più grande di quello scritto, ma me lascia di x più y più z tra parentesi in z dx dx, guardate, questo è uguale, lo faccio, è uguale integrale doppio sul cerchio di centro origine raggio 1. Ragazzi, vediamo un po', qua abbiamo, aspettate, x più y, questa è integrando in z, lo sta portando fuori dell'integrale, questo in questo integrale possiamo spezzare l'integrale su x più y, cioè più l'integrale su z. L'integrale su x più y è una costante, che non dipende, è costante rispetto a z, lo sta portando fuori dell'integrale, qui se lo sa resta, x più y, tra parentesi tonde, cosa resta, aspetta, no? Cosa resta? L'integrale tra questa funzione e questa funzione di 1 in dz, che non è altro che la misura dell'intervallo, non è altro due volte la radice. Li trovate? Ragazzi, devo fare l'integrale. Quando è l'integrale di x più y, c'è cosa parte qua l'integrale, x più y la porto fuori. Cosa resta? L'integrale tra meno radice di 4 meno x quadro meno y quadro e la radice di 4 meno x quadro più y quadro di 1 in dz, questa viene questo meno questo, cioè viene due volte questo,
quindi per due volte la radice di 4 meno x quadro meno y quadro più che cosa, ragazzi? Viene l'integrale, ragazzi, più l'integrale da questi due estremi della funzione z. La iniziale chi è? Z a 4 mezzi. Ma quando calcolo su questo e su quel, meno su questo, la stessa viene 0. Mi trovate, ragazzi? Io dubbiosi. L'orario. D'accordo? Qui resta questo. No. Perché il z meno questo al quadrato. In dx dy. D'accordo? A questo punto passiamo a, siamo sul cerchio, possiamo stare a coordinate polari. Questo è uguale. Vabbè, le conosciamo ormai le coordinate uguali, sappiamo che sì. Vabbè, sappiamo x uguale alla cosa intera, y sono uguale alla cosa intera. Che è uguale? Allora, uguale. Allora, te dove varia? Tra 0 e 2 pi greco. Basta tenere a cavallare al disegno. Integrale tra 0 e 2 pi greco. Poi, rho dove varia? Tra? Facciamo prima interrò, vai. Metti prima interrò e prendete. La stessa cosa, il dominio è normale, sia rispetto a rho che rispetto a te. Rho vale tra 0 e 1. Aperta tonda. Teta vale tra 0 e 2 pi greco. Okay, questa volta il dominio è normale, sia rispetto all'asse teta che rispetto all'asse teta. Tra 0 e 2 pi greco. Allora, a posto x, questo 2 va solo fuori. A posto x oggi devo mettere rho cosa intera. A posto y devo metterci rho sentenza, quindi del rho che moltiplica cosentenza più sentenza. Poi x quadro più y quadro è altro che rho quadro, quindi viene la radice di 4 meno rho quadro. Rho quadro. Poi le cose moltiplicare per rho. Per il modulo di determinante della matrice appropriata per rho i dθ di rho è uguale, non vedete niente, è uguale a due volte l'integrale tra 0 e 1. Ragazzi, rho quadrato per la radice di 4 meno rho quadro posso portare fuori dell'integrale, rho quadro per radice di 4 meno rho quadro. Cosa resta, ragazzi? Integrale tra 0 e 2 pi greco di cosa intera più sentenza. Quando fa questa integrale? 0 per 0. Perché la primitiva del coseno chi è? Il seno. Tra 0 e 2 pi greco fa 0. La primitiva del seno è meno coseno. Tra 0 e 2 pi greco fa 0. Per 0 in d teta che è uguale a 0. D'accordo? Sì. Ragazzi, fino a qua, ci vediamo martedì.